tutti, sono Giuseppe. È un culo della vita. Sapete dove mi trovo? Certo, è nel Giro. Sono a destra alla prefettura di Kagoshima, alle spalle del vulcano Sakurajima rispetto alla città, precisamente all'osservatorio astronomico di Kihoku, che è quella struttura in cemento alle mie spalle. Nell'edificio c'è una sala espositiva astronomica e al quarto piano una cupola d'osservazione con all'interno un telescopio riflettente, oddio, di tipo Cassegren da 65 cm. So che per voi sporchi ignoranti questo è arabo e non vi nascondo che fino a ieri lo era anche per me, ma per farla breve è questo mostro qui. Oggi è l'ultimo giorno di questo 2022 e come avrete ben capito passeremo il Capodanno qui, nel mezzo del nulla e nel silenzio più totale. Se non fosse per questo vento e per le turbine eoliche, si sentono? Yes. Facciamo un giro qua in zona e poi vi faccio vedere il nostro alloggio, che è una specie di casa container con all'interno però molti servizi e comfort. Andiamo, dai. Ma è una fattoria, c'è un problema di mucche, no? E là? Buongiorno. Ma sono enormi. Prego, non fate complimenti, mangiate, tranquilli. Ma se ti accarezzo non mi smembri un braccio, non è vero? Ah, dai. Ma quella sta cagando invece? Che sento rumori di... Oddio. Perfetto. Che puzza, porca troia. Ma tu hai cagato? Ma tu hai appena cagato, ma è pure fumante. E quanta cacca. Va bene. Questo è l'osservatorio astronomico. Questo in alto è la cupola di osservazione, che in base al movimento delle stelle ovviamente ruota. Ciao, chi è? Prego. Sono io, grazie. Forza. Allora, entriamo. Questo qui è l'ingresso principale di questa casa container, che è lunga e stretta. Questo qui è il cucinino. Stavo per dire la cucina, però non è neanche un quarto di una cucina europea, italiana. Qui c'è il mini frigo, il forno a microonde, alcune stoviglie, il lavandino, il fornello a induzione, questo qui, che stiamo cucinando. Il curry, nice. Questo qui è un tavolino piegabile, qui c'è uno specchio per farsi belli notte, giorno e pomeriggio. Questo qui è un tavolino da campeggio, così come queste panchine pieghevoli. C'è il condizionatore d'aria impostato ovviamente a 30 gradi. Questo qui è il bagno, che è aperto come mai, con l'immancabile washlet da Panasonic. Cioè, questo bagno è più grande di quello del nostro appartamento. Vabbè, non so se piangere o se essere contento. Io ovviamente ne ho già fatto uso stamattina, pulito, classico. Qui abbiamo anche accanto la doccia. Abbastanza spaziosa, direi. Questa qui è una scala di emergenza che porta a soffitto. In caso di incendio qui si esce una bellezza. Questo qui è un appendi abiti o un appendi qualsiasi cosa. E poi ci sono le porte in vetro. Qua si aprono ovviamente. Si può uscire fuori. C'era un gatto? Ho ripreso qualcosa? È passato il gatto? O era un animale o era un gatto? Cos'era? Un orso, Yuri? Gatto. Questo è il barbecue. E questa è la vista più bella di Kagoshima. Dopo di me ovviamente. Vabbè, abbiamo anche degli intrusi. Ok. E le turbine eoliche. Questo qui è un tabellone informativo riguardo le turbine eoliche. Quella mappa. Ce ne sono in tutto 19, 16 più 3. Il primo gruppo da 16, la fine dei lavori risale al 2004. A febbraio del 2004, mentre il gruppo da 3 nel 2014, 8 anni fa, direi 9. 2023, capito? Le 16 turbine eoliche producono quasi 21 megawatt, mentre le più nuove, le 3, 6.
La lunghezza del rotore è di 62 metri per quelle vecchie, 83 per quelle nuove. Poi mostra la velocità del tempo per il cut in e il cut out, che immagino sia la velocità del vento per la quale le pale si muovono oppure no. 25 metri al secondo mi sembra abbastanza forte come vento, quindi per motivi di sicurezza immagino che si stoppi, e 4 invece è troppo, cioè non c'è vento. Compiono 20 rotation per minute, è quello? 20 rotazioni al minuto. Ah, qua c'è delle informazioni interessanti. La Wind Farm 1 e 2 assieme in un anno si stima che riescono a produrre il fabbisogno di energia di 15.600 famiglie. Onestamente non so se è tanto o poco, cioè dipende su cosa andiamo a paragonarlo. Siamo arrivati ieri nel tardo pomeriggio, non riuscendo così a rispettare la tabella di marcia che diceva categoricamente di uscire di casa alle 12, a mezzogiorno. Saremmo dovuti uscire alle 12 e invece guardate che ore sono. Le 4:20 di pomeriggio. Di certo non di mattina, ma guardate l'orario comunque, non guardate il vecchio, cioè non importa se l'orario, sono le 4:17. Comunque, beh sì, c'è l'anziano anche che si sta facendo il bagno alle terme e ha tranquillamente accettato di farsi riprendere nudo, anche se da parte inferiore comunque non è, non ci viene mostrata. Attenzione, che fisico! Che mozioso somite! Sì, sì. Se la sta godendo tutta questo bagno. È un pirata! Pirate. Arrivati qui era già abbastanza buio, perciò mi dispiace, niente foto e video all'esterno. Però in compenso beccatevi il gustoso e calorico motivo del nostro ritardo. Siamo già stati qui 2 anni fa, nello stesso periodo circa, pernottando però nel bungalow qui accanto, solo che a differenza di questa casa container non aveva gli stessi servizi e comfort. Spero davvero che il meteo sia la nostra questa volta, perché davvero ragazzi, voglio vedere le stelle. Siamo venuti qua apposta per quello, condividere un po' questa esperienza che io però non ho potuto fare la scorsa volta perché il cielo era coperto alle nuvole. E questa volta non è che sia tanto meglio, ma speriamo bene, dai. Abbiamo una prenotazione per stasera all'osservatorio, adesso è 1:30 circa, abbiamo ancora un paio d'ore, perciò direi di passarci il tempo in qualche modo fuori, all'aperto, a modo mio. Del tempo che c'è oggi, Sì, che bella giornata, a parte qualche nuvola di fuori là. Sì, il tempo è buono, c'è un bel tempo oggi, per non parlare della vista. Sì, veramente è stato la cima, che bellezza, bello quel cappotto, mi piace. Grazie, anche il tuo cipotto mi piace, molto bello. Grazie. Blu poi un colore che io adoro, anche se quello è navy, giusto? Sì, bello, tanto bello. Peppe? Sono le 6? Quasi. They see me rolling, è buio e si vede pochissimo. Nonostante ciò, comunque, la modalità notturna di questo telefono funziona. Sono le 6:00, ci stiamo dirigendo all'osservatorio. Yuri ha preparato gentilmente la cena, che come potete vedere è il riso al curry. Next to yours is a rabbit, so rabbit ear. Come potete vedere, del riso al curry non ce n'è traccia. Ho aspettato di finire di cenare per raccontarvi un po' com'è andata all'osservatorio e fare un piccolo riepilogo, perché sennò sicuramente al 100% mentre parlavo mi sarei fermato 10.000 volte, cosa che adesso non succederà. Dunque, abbiamo l'appuntamento alle 6, ci siamo andati, saliamo le scale, c'è questa sala di esposizione, no? Le foto eccetera
Andiamo al quarto piano e c'è la cupola di osservazione con il telescopio. Ci sono oltre a noi 6 gruppi di persone circa, e a rotazione ognuno di noi va a osservare quel pianeta. Siamo partiti con l'osservazione di Giove, poi Saturno e poi Marte. Solo che c'era un problema. Il problema era che il tempo era effettivamente sereno, non c'erano nuvole in cielo, ma a causa dell'inquinamento luminoso. E voi direte, però siete in montagna, com'è che... non lo so. Magari non era forse l'inquinamento luminoso, ma c'era sicuramente qualcosa che ha reso appunto l'osservazione dei pianeti non pulita, perché di fatti si vedevano sfocati, non si vedeva la superficie di ogni pianeta in maniera chiara. È stato un peccato perché avrei voluto fare delle fotografie alla lente del telescopio. Diciamo che un buon risultato l'abbiamo avuto con il nostro satellite, ovvero la Luna, e a tal punto da riuscire a fotografare la lente e ottenendo così delle immagini abbastanza chiare della Luna, che vi farò vedere adesso. Con la Luna diciamo che il tour finiva, la gente se ne andava e io siamo rimasti alla fine per scattare le fotografie al telescopio. Ne abbiamo fatto anche una insieme, ce l'ha scattata il signore dello staff. Gentilmente ci ha anche mostrato degli extra, ovvero Urano e Nettuno, che però sono talmente lontani che si vedevano come dei puntini blu, ma comunque si vedevano. E alla fine ci ha mostrato le Pleiadi, che sono questo ammasso di stelle a forma di punto interrogativo. In Giappone la Subaru, lo stemma della Subaru, è ispirato a questo ammasso di stelle. Finiamo di fare due chiacchiere con il signore dello staff e ce ne torniamo qui, a casuccia nostra. Ci vediamo dopo, per gli auguri di buon anno. Ah. Oh no, amore mio, amore mio. Giunici da io? Giunici. Giunici. Mezzanotte. Mezzanotte. Oh, buon anno, mi stavo facendo lo shampoo. Oh, mamma mia, io avevo completamente perso traccia del tempo. Cin cin. Aspettiamo. Prendi, dai, forza, dai. I capelli, così con il sapone. Cin cin. Buon anno a tutti quanti, ragazzi. Vi auguro un buon anno a tutti quanti. Passate delle buone feste. Noi, essendo in Giappone, arriviamo prima di voi. E il 2023 è arrivato prima di voi. Divertitevi. Cos'altro c'è da dire? Sento freddo. Cos'è che si dice alla fine dell'anno? Ah, chi scopa a capodanno, scopa tutto l'anno. Io sono pure già pronto. Buon anno a tutti. E poi ovviamente sono ritornato perché devo riprendere Yuri.